Ciao, allora, video dei finiti, non so perché si veda così annebbiato oggi, beh, video dei finiti, terminati e degli ultimi prodotti acquistati. Allora, prodotti terminati, ora iniziamo da l'unico prodotto per il corpo, questo qui, il Tarasso Scrub della Geomy. Pasticcio, allora ce n'è un pizzichino che non basta neanche per, però già l'altro, quello della Equilibra, da aprire. Poi tutti gli altri sono prodotti per capelli. Cominciamo da questo. Questo l'avevo lasciato a testa in giù perché c'era ancora un goccino. Lo shampoo all'argan di questa marca Geniol. Nutre e ristruttura la fibra capillare pH neutro 750 ml, da far fuori. Questo shampoo è il male. Ah sì, no, poi mi perdo. Allora, lo scrub della Geomar mi è piaciuto, devo dire, molto. Io questa frangia che si apre la odio. Mi è piaciuto molto. Questo invece è il male assoluto. Mi ha seccato i capelli in una maniera incredibile. Ovviamente lo sto terminando, ce n'è fatti pochissimo, lo sto alternando con quello agli agrumi che ho comprato poco tempo fa. Questo è Made in Spain. Non mi piace per niente. Qui dice che è all'argan, ma io l'argan lo vedo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, al settimo posto tra gli ingredienti. È pessimo, pessimo veramente. Poi ce n'è dentro un sacco, non finisce mai. Quando un prodotto fa appena. Invece uno che mi è piaciuto molto è che di solito compro anche di altri, in altre profumazioni, diciamo, altri gusti, no? Questo qui, i fiori e bacche di Ribes dello Splendor, il balsamo per capelli spilli, per capelli spinti e trattati. Addio, aiuto. Un profumo buonissimo, buonissimo, è più corposo rispetto a quello al cocco. Quello al cocco rimane un pochino più liquido, però mi piacciono moltissimo tutti, credo, tutti questi qua della Splendor. Poi ho finito questo shampoo secco della Batiste, qui dice che è fresco fruttato, solo che dura poco secondo me, nel senso, vabbè, ci sono 200 ml. Però mi dura un paio di mesi usandolo, credo una volta a settimana. Dura veramente poco. Vorrei provare invece quello della Batiste, con la E finale, che vendono su Macchiaia. Macchiaia. Non ce la farò mai. E ditemi come si pronuncia, perché non lo so. E costa più o meno sì, 3-4 euro. E ho visto che ci sono tantissime profumazioni e credo che quelli, alcuni di quelli, siano proprio da usare in base al colore dei capelli. Quindi non dovrebbero lasciare il bianco, ma dovrebbero colorare un pochino e dare un po' di volume. Voglio provare uno di quelli lì. Poi ho finito questo della Franco Battaglia Professional. Riparatore senza risciacquo per capelli danneggiati alla cheratina. Questo qui. Sono 150 ml, l'ho pagato, non mi ricordo, sicuramente era scontato, probabilmente 3-4 euro, 5 to massimo, non di più. Sì, non mi è dispiaciuto, ma non ho visto dei grandi cambiamenti. Poi, finito, con i prodotti terminati. Acquisti. Acquisti comunque sempre, io lo dico sempre dell'ultimo mese più o meno. Allora, questa che, vabbè, da lavare adesso, questa canotta dall'OVS, guardiamo anche la taglia. Questa mi piace da mettere sotto le maglie, quelle magari con la spalla larga che scende giù, e infatti l'ho usata abbinata a questa qui. Vabbè, adesso è il contrario. Questa l'ho presa invece da Piazza Italia. E questo bellissimo blu alla spallina larga che scende giù. Quindi, allora, questa l'ho pagata 4-5 euro, di questo bellissimo rosa fluo che adoro.
questa l'ho pagata più o meno la stessa cifra, forse 6, 4, 5, 6 euro, quella cifra lì. Da, sempre da Piazza Italia, questa c'è ancora il cartellino, infatti me la devo, la sto per indossare, 5,95, questa polo rossa. Il rosso solitamente è un colore che non amo, ma indossato mi piace molto, trovo che mi stia bene, al contrario del verde che è il mio colore preferito, ma come questo qui, l'olivolfino, quello di 10, che mi vedeva particolarmente bene, fa niente. Poi, da OVS, quindi Essence, parliamo di Essence, ho acquistato due pennelli che sono da lavare. Questo è il pennello occhi, l'ultimo uscito, vabbè, pezzoso, fa niente. Mi piace tanto perché ha le setole molto compatte, riesco ad applicare bene gli ombretti. E questo costa sempre quella cifra lì, 2 euro credo. Questo qui un pochino di più, e quello da cipria. Quindi questo al manico rosa e questo viola. Ho visto che dovrebbe esserci anche uno da sfumatura col manico verde. Devo cercarlo. Vabbè, anche questo mi piace, perché è abbastanza grande per... anche per il blush potrebbe andare, però lo preferisco per la cipria. Benissimo, a parte questo. Da scarpe scarpe ho acquistato questo, no, sì, ve lo faccio vedere dopo. Questo sta cascando tutto, di Catrice, Eyebrow Filler per le sopracciglia. È un fissatore, fissante, e ha dentro anche delle fibre, quindi mi piace tantissimo questo. Però non ho capito se esistono altre colorazioni. Qui non c'è scritto, no, sono 6,5 ml, durata 6 mesi, made in Italy. Catrice è una marca tedesca, cioè molti ormai lo sanno che è praticamente la sorella di Essence, perché sono entrambe della Cosnova. Non ho capito perché alcuni prodotti sono fatti in Italia, non lo so. Poi due rossettini, uno di Essence e uno di Catrice. Questo di Essence è il numero 15, Oh So Matte, che ha questo nude. Un po' rosato, molto carino. Non mi dispiace per nulla. Mi sembra questi costino 2,89, credo, una cosa del genere. E questo di Catrice è un di questa serie di rossetti, di Luminous Lips, numero 030 Undercover Nude. Praticamente sono, ma questi non hanno profumazione. Questo mi piace ancora di più perché io li preferisco un po' lucidini. Rimane molto naturale, non ha una gran durata, però fa niente. Questo ha costato, quelli di Catrice costano di più rispetto a quelli di Essence, credo sia costato sui 4 euro. Però vorrei provare anche l'altra linea, non mi ricordo come si chiama, vabbè. Vedremo. Poi da Kiko, settimana scorsa sono stata a Milano, dove ho incontrato le ragazze della chat del gruppo di WhatsApp, le fans di Backstreet Boys. siamo incontrate a Milano, alcune con alcune ci eravamo già incontrate in passato, e niente, sono andata da Kiko. Oh, c'è il gatto che piange. Ho preso un paio di cosine, adesso arrivo. Allora, volevo provare, no, stavo cercando in realtà una matita labbra color fragola da abbinare al rossetto Strawberry Sunday della Neve Cosmetics. Non riesco a trovare una maledettissima matita di quel colore. Ho preso questo colore, numero 707, pensavo potesse andare bene, in realtà
è più chiaro, però ho visto che va bene con un rossetto di Essence che ho, quello della collezione natalizia rossa, abbastanza aranciato. Questa l'ho messa l'altro giorno da sola, senza rossetto applicato, mi dura tantissimo, un po' tende a seccare ovviamente una matita, però è costata un paio di euro. Arrivo! E poi ho voluto provare uno dei nuovi ombretti in crema di Kiko, questi Cream Crush numero 03, che allora è un bellissimo color, boh, è un colore strano, è un marrone rossiccio con un po' anche un po' violaceo, insomma è un bel colore opaco, io non amo molto gli opachi. Poi di ombretti in crema opachi non ne ho mai provati, credo. Allora, l'ho utilizzato due volte. La prima volta con il primer di Elf sotto, mi è durato pochissime ore, mi è andato tutto nelle pieghette, mi sono incavolata. Questo costa comunque 6,90, credo. Poi l'ho messo ieri con il primer di Kiko sotto, mi è durato molto. Però va a sbiadirsi tantissimo nel corso della giornata, a sbiadire tantissimo nel corso della giornata rispetto a quelli più shimmerini, no? Ne ho diversi comunque. Della Kiko no. Vorrei provare uno di quelli shimmer di questa linea e vedere come sono. Non sono molto soddisfatta quindi, peccato perché è un bel colore. Poi a me piacciono gli ombretti in crema perché sono facili da applicare e sono velocissimi. Però purtroppo vediamo. E poi da scarpe scarpe ho preso questi che avevo già visto qualche mese fa, mi erano rimasti impressi, guarda come brillano con le stelline, sono bellissimi, li ho pagati 4 euro, li ho già indossati, mi piacciono un sacco anche perché fanno rumore, poi mi piacciono gli orecchini con le stelline. Per finire, facciamo vedere le ultime cosine che non c'entrano niente con i trucchi da grandi, ma sono per i trucchi da piccoli, perché mi sono data anche un po' l'attività di trucca bimbi. Allora, ho comprato su Amazon o Amazon, lo so, va bene, questo kit della Snazaroo, che è una marca inglese. L'ho pagato 19,90 credo e ha un sacco. Adesso non lo apro perché mi casca tutto. Vabbè, questo non c'entra niente. Ha diversi colori. Sono cialdine comunque piccole. Nero e bianco hanno le cialdine più grandi. Poi ci sono queste che sono un po' scimmerine. Poi c'erano dentro i pennelli e le spugnette. Questo qui invece è della Giotto. Sono diventata anche toscana. Della Giotto, l'ho comprato dopo. Siccome dovevo andare a una festa di compleanno, mi hanno chiesto se dovevo truccare i bambini, dovevano essere una quindicina di bambini. Nei giorni precedenti alla festa ho fatto un po' di prove sul braccio, sul viso, ho messo anche una foto su Instagram, delle mie pasticce sulla faccia e ho detto ma qui non mi bastano i colori per tutti questi bambini, infatti vabbè, io alla fine ho usato, ho quasi finito qua il bianco. Nero, ovviamente sono quelli che si usano di più. Allora poi comunque mi sono attrezzata un po' meglio, ho comprato le cosine basilari ovviamente da avere e altri colori. Ho trovato in cartoleria fortunatamente un set da 6, sì, della Giotto, che ha queste cialde grandi. L'unico che ho aperto, che ho usato finora, è stato il verde. Quel giorno lì ho usato il verde e poi ho voluto provare anche questo, una matita sempre della Giotto per fare i pasticcerti, mi diverto un sacco. E il ski, allora, con la matita pagata credo un paio di euro e il kit sui 20, 18. Poi c'erano anche i glitter in quell'altro. Niente, mi sono fatta la mia valigetta, ho preso due bicchieri di plastica,
frigida, però 50 centesimi l'uno al negozio, quello che si chiama casa. Poi ho recuperato in giro dei pennelli da pittura che avevo, ma questi non mi sono piaciuti, quindi non li ho utilizzati. Le spugnette che c'erano nei set, nei due set. I pennelli, alcuni erano appunto già nei due kit, poi altri li ho comprati, alcuni all'Abrico, uno in cartoleria e altri due in colorificio. E comunque ho speso pochissimo perché non ho preso i pennelli, quelli da 5 euro. E mi sono trovata benissimo. E poi ho preso le salviettine, queste qui per i bimbi, che va bene, va benissimo per struccare. Infatti poi è piaciuto talmente tanto che i bambini a un certo punto volevano farsi struccare, le bambine più che altro, farsi struccare e ritruccare in un altro modo. Sono stata contenta, sono stata soddisfatta, mi ha fatto piacere. E quindi spero di fare qualche altra festicciola. E nulla, vi saluto, ci vediamo presto, un bacione, ciao ciao!